Poi tu non stai per scappare all'estero, vero? Io non mi schiodo da Palazzo Palladino. Ma quante volte te lo devo ripetere? Io non ci voglio venire a vivere a casa tua. E cosa pensi di fare? Restare tutta la vita dai Palladini? Io non lo so quello che voglio fare della mia vita. Ma che pretendi che ti presenti un progetto come per le tue imprese? Franco, sono dormito mezz'ora stanotte e assai, guarda. Non puoi capire la nottata che ho passato. Ho sognato invitati che andavano e venivano, ambulanze, sirene, Michele pieno di sangue. È stato uno shock per tutti. Io pensavo, vabbè, ma mi sveglio e mi accorgo che è un incubo. Invece? Che invece è successo? Che hai fatto poi? Annina e Alessandro li avvertiti? Meno male che loro si sono risparmiati sta tragedia. No, no. Non li avvertiti? Non gli ho detto niente. Aspettiamo che ci danno notizie dall'ospedale prima. Speriamo che si risolva tutto con una bella paura. Sai cosa c'è, Raffaele? Che io c'ho un pensiero fisso per la testa. Che pensiero? A chi? Chi poteva volere la morte di Michele? È lo stomaco chiuso, eh? Nico, forza, quando lo finisci il latte? Hanno recintato dalla torre, ma mi sa che non hanno trovato ancora niente. Noi non abbiamo bisogno della telecronaca. Ah, ma la scuola non ti aspetta, forza, Nico. Ci devo proprio andare. Ma perché, non ti senti bene? No. Ma che ci sta, qualche sciopero, qualche disinfestazione? No. E allora forza, avanti, marciare, forza, passa lo zaino. Però intanto Angela è andata giù a vedere. Ma che è andata giù a vedere, che è andata a trovare Elena in ospedale? Su, forza. Ci fa sapere qualcosa? Sì, sì. Gli ho detto assolutamente che ci facesse sapere qualcosa. Senti, lo accompagno io, Nico. Che tanto devo andare giù al comune. Tu hai una faccia che... Vabbè, grazie, vai. Ma forza, diario, libri, abbiamo preso tutto. Andiamo, forza. Dai che tardi, su. Buongiorno. Avete visto? Due minuti in anticipo. Ciao. Sì, ho visto. Beh, continua a arrivare puntuale, così poi vediamo. Andiamo, su, forza, dai. Andiamo? Ciao Renato! Ciao! Buongiorno, tutto oggi? State bene, sì? Sì, grazie, sto bene. Gli invitati li abbiamo sentiti quasi tutti. Ha raccolto qualche elemento interessante, ispettore? No, ma siamo soltanto all'inizio. Vorrei poterla aiutare. Già ha fatto tanto. Le abbiamo praticamente invaso la casa. No, vorrei fare di più. Michele è un mio carissimo amico. Non lo so, me lo dica lei, se posso darle una mano. Si vada a riposare un po'. Ispettore, voleva vedermi? Dottor Ferri, prego, si accomodi. Grazie. Vuole un altro caffè? Sì, grazie. Lei è stato al ricevimento, vero? Sì. C'è stato qualcosa o qualcuno che abbia attirato la sua attenzione? No, nulla. È sicuro? Guardi che a volte basta un particolare. Purtroppo non so come aiutarla. Cominci col dirmi la verità. È quello che sto facendo. Lei è stato visto vicino alla torre. Che cosa ci faceva? È vero. Ero vicino alla torre. E se vuole saperlo ci sono anche entrato. Ma questo che significa? Vorrei saperlo da lei. Perché c'è entrato? Dovevo parlare con mio figlio. Avevamo un problema da risolvere e ci siamo appartati lì dentro. Non ci vedo niente di criminale. Questo lo lasci stabilire a me. Si limiti a rispondere alle domande. Era lì quando è andata via la luce? Sì. E suo figlio? Era con me. Abbiamo avuto una discussione e poi è andato via. E lei è rimasto? Ancora per pochi secondi. Poi sono uscito anch'io. Sa quante cose possono succedere in pochi secondi? Andiamo, ispettore, per favore. In che rapporto era con Michele Saviani? Hai notizie dall'ospedale? Elena non mi risponde. Lo stanno operando. Oh. Ciao.
Ciao, ciao Viola, ciao Gio. Come va? Io vado a riposarmi un po', il primo che ha notizie di Michele informa gli altri. Stai tranquilla, ok? Allora, si può sapere cosa è successo? Ma nulla, una scemenza rispetto a quello che sta passando adesso Michele. Vabbè, ne possiamo parlare lo stesso, no? Sono stato mezz'ora al telefono con mia madre. Tutto tempo sprecato, non mi vuole neppure vedere. Mi dispiace, non è neanche mai venuta a trovarti. Dice che sono buona a nulla. Che ero dato solo dispiaceri, solo delusioni. Ti ha detto anche da quale dirupo ti devi buttare. Ma avrebbe fatto bene. Non dire stupidaggini. Lei ha perfettamente ragione, di cazzate ne ha fatte fin troppe. Ehi, adesso basta. Capita a tutti un momento di crisi. Almeno una volta nella vita, compresa tua madre. Sì, questo è vero. Però c'è chi si riprende e chi invece continua a essere una nullità. Vedi Viola, da quando ho malato la fisioterapia pensavo finalmente di aver trovato la strada giusta. Invece guarda, anche il più sfigato degli sfigati si comporta come me. Ci vuole tempo. No, ci vuole talento. E tu quello ce l'hai. Devi soltanto aspettare l'occasione giusta per dimostrarlo. È una vita che aspetto, Viola. Pensa ai più grandi ballerini. Tutti hanno dovuto faticare prima di diventare famosi. Nureyev faceva il lavapiatti. Ezralov, anche lui, lavorava con il padre in bottega. Sì, ma loro sapevano che ce l'avrebbero fatta. Sì, e sai perché? Perché avevano fiducia. Già mi immagino la scena tra qualche anno. Mi direi le stesse cose che mi sta dicendo adesso mia madre. Questo è impossibile, perché io ci credo veramente in te. Testa vuota. Quante volte glielo devo dire? Ho molti nemici, è vero, ma Saviani non era uno di quelli. Non è. Mi creda, ispettore, io non ho nulla contro quel ragazzo e mi spiace per quello che gli è successo. Per il momento può andare. Pensarci bene, ho sentito qualcosa quando ero nella torre. Un rumore brusco, improvviso, sul momento non ci ho fatto caso, non so se può essere utile. E tutto può essere importante. Disturbo? No, abbiamo finito. E poi non potrei continuare senza un buon caffè. È da zuccherata. Grazie. Manca ancora la signora Diacono e la signora Saviani. E poi vorrei sentire anche Elena Giordano. Non mi risulta fosse la festa, vero? No, non c'era. Ora però sono tutte in ospedale. Infatti sto andando lì. Vi saluto. Ispettore. Ci tengo informati. Certo, arrivederci. Cos'è questa storia? Quale storia? Ti conosco troppo bene. Ho notato la tua espressione quando ha nominato Silvia. Niente. Mi sono resa conto che il ricevimento non è venuto. Sicuri che non volete altro? Cioè, vi bastano questi due paninelli proprio? Basta ne avanza. Allora, hai sentito Elena? Come l'hai trovata? Cerca di farsi forza, ma è distrutta. Dio mio, poverina. No, se Matteo fosse nella stessa situazione, non so cosa farei. Dillo a me. Stando con uno come Franco, alla fine sai quante sale d'attesa d'ospedale mi sono fatta? Mamma mia, mi vengono i brividi. Cioè, pensare che l'uomo che ami è lì tra la vita e la morte. È una sensazione bruttissima. Cioè, tutto il resto proprio non ha più senso. Poi ti vedi lì da sola con il tuo dolore. Mamma mia. La capisco bene. Ciao, come va? Ciao. Viola, cercavo proprio a te. Mi hai trovata. Conosci Angela, l'amica di Elena, vero? Ciao. Ti prego, dimmi che si tratta di un lavoro. Serena, dammi una buona notizia perché oggi ci vuole. Non si tratta di un lavoro, ma potrebbe essere anche qualcosa di meglio. Ah, non li mangiate? Sono tuoi. Dimmi intanto. Allora, c'è uno stage di danza. Sembra molto interessante. Ho pensato che per Matteo... Siamo sicuri che non è una di quelle scuole che non si sa da dove arriva? No, no, è una cosa seria. Ci sono grandi nomi della danza classica e moderna. Matteo sarà contento? Sì, penso. E quando incomincia? Le iscrizioni scadono domani, è uno stage a numero chiuso. Ma i migliori ballerini vengono selezionati per un musical. Volevi una bella notizia? Beh, mi sembra più che una buona notizia questa. Sì, no? Sì. Sicuro che non ne vuoi? No, no, vai. La prima parte dello stage si svolge qui, poi i migliori continuano a Bologna. Come sarebbe a Bologna? Sì, è lì che si prepara il musical. Casting, prove, anteprima. Poi si gira per le più grandi città d'Italia. Cosa può desiderare di più un ballerino? La vedi la lama qua come tagliente, quindi tu assicurati sempre che sia ben avvitata dentro, hai capito? Se no che ti vuoi rovinare il viso, le mani. Dottor Poggi, ma veramente la lama c'ha un incastro di sicurezza? Ah.
Vabbè, tu, a te che te ne frega, tu mettiti e avvitala lo stesso, ok? Poi prendiamo il coperchio. Vabbè, mettiamoci qualcosa dentro, così facciamo una prova. Proviamo, dai. Ecco, se no ci mettiamo il coperchio. Così, perfetto. Poi si preme il pulsante e la macchina va da sola. Avanti. Sì. Ma quella sarà una sciocchezza, non ci penso. Dottore, se non mettete la spina, come funziona? Con l'aria? Mettiamo la spina, va. Quello dicevi, non è possibile senza... E là. Vabbè, forse è meglio se faccio io. Aspetta, vediamo. Sicuramente voi siete più bravi in altre cose. La porta? Apro io? Sì. Disturbo? No, che disturbo, Filippo, accomodati. Ti ho fatto venire io, prego, vieni. Ciao. Ciao, Filippo. Ti faccio un caffè? No, ti ringrazio, tanto vado via subito, no? Sì, solamente mi devi fare la cortesia, devi portare questa pratica in ufficio ai cantieri, perché io vengo nel pomeriggio. Hai visto la comodità di avere come vicini di casa dei colleghi di lavoro? Mi sa che questa comodità non durerà ancora per molto. Come mai? Cambi lavoro? No, cambio casa. Quant'è che stiamo aspettando? È successo qualcosa, io me lo sento. No, io invece mi sento che andrà tutto bene. Diamo ai medici il tempo di fare il loro lavoro, no? Mi sembra... Aldo, se tu sai qualche cosa me la devi dire. Non è che Michele si è fatto dei nemici con qualche inchiesta, scrivendo qualche articolo? Ma perché dovrei mentirti? Nel nostro lavoro è possibile farsi dei nemici, naturalmente, ma da qui a volere la sua morte? Ma magari ha ricevuto delle minacce, degli avvertimenti. No, no, Marisa... Non è questa la pista giusta. Michele me l'avrebbe detto o me ne sarei accorto. Lo conosco troppo bene. Non... Senti, tesoro, forse era meglio se andare a casa. Almeno ti riposavi un po', no? €6. Ecco 50 centesimi. Ogni volta che dovete pagare pare che fate un sacrificio. No, Lino, abbi pietà, non è un bel periodo. Finirà, presto finirà, anche perché tra un po' al palazzo avremo un ballerino famoso. I ballerini, brutta razza, non mangiano e bevono solo acqua. Fermati, non fare troppi salti di gioia che sfondi il pavimento. Ma insomma, si può sapere che hai? Non lo so, è che mi sembra tutto un po' prematuro. Però potrebbe essere l'occasione della sua vita. Ho capito, ti spaventa la lontananza. Mi leggi nel pensiero? No, basta guardarti in faccia. Angela, sai quante ore ci sono da Napoli a Bologna? 4, 5. Appunto, ci vedremo soltanto nei weekend. Intanto lo stage comincia qui. Poi volendo proprio gufare, chi ti dice che passa la selezione? Ce la farà, sono sicura, lo prenderanno sicuramente, è bravissimo, lo conosco. Andrà in tournée e andrà sicuramente in giro per l'Italia. Allora non c'è scampo, è un'opportunità troppo grossa. Lo so. A me il rapporto sembra che tra voi sia stabile ormai. Si tratta soltanto di fare qualche sacrificio. È proprio questo il punto. Abbiamo finalmente trovato un'intesa. Adesso finalmente andiamo d'accordo. Proprio adesso, cavolo. Ciao, Viola. Ciao, Franco. Allora, andiamo? Si sta facendo tardi. Sì, mi dai solo un minuto. Ok. Senti, se vuoi, ti va ancora di parlarne, dico a Franco di andare da solo. No, vai tranquilla. Va già meglio. Sicura? Va bene, allora scappo. Mi raccomando, non andare in paranoia. No. Ciao. Ciao, Tony, ciao. Ho sentito tutto quello che dicevano. Senza zucchero. Hai scoperto qualcosa di interessante? Elena Giordano è l'amante di Michele Saviani. Ah, e la moglie? Nel corrente. Praticamente il Saviani ha la moglie e l'amante nello stesso stabile. Ma non so se tra quelli di Posillipo questo è normale. Quello dipende dal condominio, no? Che intenzioni hai? Finisco di sentire quelli che ho nella lista, tra cui la moglie di Saviani. Buongiorno. Ispettore, buongiorno. Speriamo che questa giornata si riprenda veramente. Mi rendo conto che siete tutti preoccupati, ma devo farvi qualche domanda. Ispettore, ma non si accorge dello stato in cui ci troviamo? Non lo venga a cercare qui il colpevole. Si tratta soltanto di un colloquio informale. Lei ha ragione, ispettore, ma finché non abbiamo notizie sulla salute di Michele... Vabbè, come volete. Se qualcuno se la sente, io sono di là. Ispettore, può cominciare da me. Chi ha fatto del male a Michele deve pagare. Il prima possibile.
Carmen, guarda, io non amo molto le cose salutiste, ma questa è veramente una specialità. Ho solo provato il robot. Meno male che non me ne sono andato via subito. Il centrifugato era davvero ottimo. Filippo, ma sei sicuro? Dico, sei convinto di volertene andare? Io non ti vedo molto, eh? Sì, ormai ho deciso. Beh, in che zona ti vorresti trasferire? Ancora non lo so. La mia idea era quella di ritornare nel mio vecchio appartamento, ma l'hanno affittato qualche settimana fa. Che sfortuna. Tu lo chiami sfortuna? Potrebbe essere un segno del destino. Vabbè, ne troverò un altro. Vabbè, insomma, se sei proprio deciso, allora ti posso dare una mano. Se vuoi, spargo la voce in giro e chiedo a qualcuno, eh? Qualsiasi cosa, tranne il cantiere. Perché mica sarebbe una brutta idea. Così la mattina non fai tardi al lavoro e c'hai vista mare. D'accordo che ho sempre sognato di avere una barca, ma addirittura un cantiere intero. Dai, Filippo, t'accompagno, se no fai tardi. Ok. Ciao, Carmen. Ciao, Filippo. Grazie per essere passato, eh? E niente. Ci vediamo più tardi. Ciao. Dottor Poggi? Eh? È finito il detestivo per i piatti, vado a vedere. Sei giovane, presta un po'. Ah, e vai. È un segno di debolezza. Andare via senza salutare, scappare di fronte ai problemi, è un segno di debolezza. Hai ragione, sono un debole. Quindi è meglio non perdere tempo con gente come me. Filippo, lo sai, io la rispetto la tua scelta. E quale? Mi sembra che finora tu non abbia avuto rispetto di nulla. Volevo solo sapere se hai preso in considerazione la proposta di tuo padre. Cos'è? Siete di nuovo in società? Beh, l'ha pensata allo stesso modo, siete in perfetta sintonia. A Roberto farebbe molto piacere averti a casa sua. E a me no. E se dà il caso che questo conti qualcosa. È vero che a te non è importato niente di me? Filippo, sei ingiusto. Sei solo pieno di rancore. Per una volta sono solo obiettivo. Ma quando la smetterai? Aspetta, aspetta. Stavolta lascialo dire a me. Di fare il ragazzino, vero? Però questo ragazzino ti ha fatto comodo fino a un certo punto, o mi sbaglio? Ho capito, è inutile continuare a parlare. Aspetta. Aspetta, te ne sei accorta soltanto adesso. E quando questo ragazzino lo accarezzavi, lo coccolavi, lo baciavi? Non rovinare tutto. Io ho cercato di non ferirti. Ci sei riuscita davvero bene. Complimenti. Io ci tengo alla tua amicizia, non ti voglio perdere. Tra noi non c'è mai stata nessuna amicizia. E smettila di raccontarti questa favola. Fammi il favore. Quindi è stata lei a trovare Michele Saviani. Ma come mai era andata nella torre quella sera? Ci eravamo dati appuntamento lì. Ma per questo c'erano i piedi dello champagne, giusto? Io sono arrivata in ritardo. Se solo fossi arrivata puntuale. La signorina avrebbe soltanto potuto correre dei rischi anche lei. Ma vi incontravate spesso alla torre? Veramente era la prima volta. Non volevamo farci vedere in giro. Ma la vostra relazione la conoscevano tutti, o sbaglio? Sì, sì. Era per una questione di discrezione. Ho capito. E com'erano i rapporti tra il Saviani e la moglie? Signorina, ci dica tutto quello che sa, se davvero vuole aiutarci. Ultimamente andava molto male. Loro erano già separati da un po', però continuavano a litigare. Immagino che lei era uno dei motivi dei loro litigi. Ma la sua relazione con il Saviani era precedente o successiva alla separazione dei due coniugi? Io e Michele per un po' ci siamo visti di nascosto. Però loro già erano in crisi. Quindi quello che sta cercando di dirci è che il loro rapporto era destinato a finire. Lei ha soltanto accelerato i tempi. Penso proprio di sì. Ha mai subito minacce da parte della moglie di Saviani? Ti sei divertita con mio marito? Ti sei divertita! E dove lo facevate? A casa mia, mentre mia figlia dormiva nell'altra stanza. Signorina, mi risponda. Tanto lo sanno tutti chi sei veramente. Sei solo un egoista. Sei riuscita a distruggere una famiglia. Lei e Michele Saviani avete subito minacce, sì o no? No, minacce no. Ci sono stati degli scontri, anche molto forti, ma mai minacce. Ispettore, io voglio solo che chi ha fatto del male a Michele venga punito. Anche io vi rassicuro.
Sei proprio una fatina, anche se i capelli turchini non ce l'hai. Arrivi, fai l'incantesimo e scompari. Io in realtà ero al caffè Vulcano con Angela. Che incantesimo? Da quando ne abbiamo parlato mi sento molto meglio. Ho riacquistato un po' di fiducia in me stesso. Pensavo non fosse servito a molto. Ma scherzi, io non saprei come fare senza di te. Staresti meglio. Viola, non è facile trovare una persona come te. E se te lo dico io che sono un giramondo ci devi credere. Ecco appunto, io in realtà stavo venendo proprio da te. Hai visto? Il tuo fluido magico mi stava portando a te. Infatti. Senti, io sono in ritardo sulla mia tabella di marcia. Ho ancora 45 minuti di corsa ininterrotta. Ma dove vuoi andare? Scusa, è tutto recintato. Vado su, verso via Posillipo. Ora sono pronto a scalare qualsiasi vetta. Senti, puoi aspettare un minuto, io ti devo parlare. Da 1 a 10 quanto è importante? 10, penso. Ok, allora la vetta la scaliamo insieme. Oliver, finalmente. Allora, che ci dici? Michele, come sta? L'operazione è terminata. E com'è andata? Si è svegliato? Quando possiamo vederlo? L'operazione era molto difficile. E il chirurgo, ve lo garantisco, ha fatto il possibile, però purtroppo Michele è entrato in coma. Ma può farcela? Può riprendersi? È stato portato in sala rianimazione e quello che possiamo fare adesso è solo aspettare. Ti è interrotta la comunicazione? Ci sono! Scommetto che sei già in riserva. Ferma! Dai! Fermiamoci un attimo. Però solo un minuto, eh? Allora, cos'è questa cosa importante che volevi dirmi? Importante? Vabbè, no, forse hai esagerato, non è che... Posso parlartene anche un'altra volta, non è che c'è fretta, eh? Ok, come vuoi. Però non ti lamentare, sto colpo. Stavolta mi sono addirittura fermato. Sì, ho visto, ma tanto... Ok, andiamo allora, ripartiamo. No, aspetta! Lo sapevo! Era il Vulcano con Angela prima, no? Sì, questo me l'hai detto. Ma io di Angela non sono geloso. E parlavamo della paura di perdere la persona che ami. Stavi parlando di Elena? Non solo. Era un discorso più in generale. Parlavamo di come a volte le circostanze ti inducono a fare delle scelte anche se non vorresti. Time out, tempo scaduto. Matteo, senti, tu nemmeno immagini quanto sei importante per me. E questa è la cosa importante che volevi dirmi? Avevi paura di deludermi, ma inizio a pensare che è più probabile che succeda il contrario. Infatti, tu mi deludi almeno una volta al giorno. Oggi, per esempio, come personal trainer sei un disastro. Mi sa che dovrò assumere un'altra. Dai, andiamo! Ispettore, ho delle novità. Sì? Hai scoperto chi è colpevole? No, questa è prima tu. Però ho sentito i colleghi che stanno a Palazzo Palladino. Ah, è saltata fuori l'arma del delitto? No, non ancora. Mi hanno detto che è sparito un coltello che il portiere teneva nella torre. Dice che il Giordano lo usava per il giardinaggio. Potrebbe essere quello. Ma hai parlato con i medici, che dicono? I medici confermano che la ferita potrebbe essere stata provocata da un oggetto del genere. Però dico io, sto coltello lo poteva usare solo uno che sapeva dove lo teneva il Giordano. Oppure qualcuno che non è andato lì con l'intenzione di aggredire la vittima. Ma poi ha cambiato idea. E ha preso la prima cosa che si è trovata a Tio. Anche perché parliamoci chiaro, rispetto. Ma quale fisso si mette a fare una cosa del genere in bel mezzo di un ricevimento con tanta gente in giro? Appunto. Potrebbe essere un'azione non premeditata. Ti sei già fatto un'idea anche tu, eh?